Un bambino innamorato della natura, il gruppo F64, il paesaggio e la street photography. Tutto questo e molto altro in questo video. Vi presento Ansel Adams. Bentornati su Selvo Production. Iniziamo a parlare subito della vita di questo autore. Ansel Adams nasce nel 1902 negli Stati Uniti, a San Francisco. È figlio di ricco imprenditore e di una mamma casalinga. Suo zio invece è un barone che ha una casa nel Golden Gate. Questo è importante a sottolineare perché il Golden Gate è una delle zone paesaggisticamente più belle degli Stati Uniti e sarà una grandissima fonte di ispirazione e di avvicinamento alla natura per il giovane Adams. Nel 1906, a causa del terremoto di San Francisco, cade rompendosi il naso e si procura una deformità facciale, appunto al naso, che lo accompagnerà per tutta la vita. Nel 1916, all'età di 14 anni, gli viene regalata la sua prima macchina fotografica, una Kodak Brownie, che gli farà scattare l'amore verso la fotografia e qualche anno dopo aver preso dimestichezza con questa macchina fotografica deciderà di abbandonare il pianoforte, che era l'altra sua grande passione. A scuola, come tantissimi fotografi che abbiamo visto, non era un accademico modello e appunto decide di dedicarsi completamente alla fotografia. Nel 1917 contrae l'influenza spagnola. Miracolosamente riesce a sopravvivere, considerando che su 500 milioni di contagiati sono stati più di 50 milioni di morti, e subisce un periodo di degenza piuttosto lungo, dove rimane a letto. Il padre, al fine di fargli vivere meglio questo periodo di noia, gli legge dei libri. Tra questi gli legge il libro In the Heart of the Sierras. Questo libro è un libro importantissimo per Ansel Adams, perché praticamente gli consente durante questo periodo di degenza di mantenere viva la sua fantasia, la sua passione verso la natura. Infatti questo libro racconta luoghi nascosti e poco conosciuti dello Yosemite Park, che sarà poi in futuro uno dei principali soggetti proprio di Ansel Adams. Detto questo, passiamo al 1919, anno in cui si iscrive al Sierra Club, evento importantissimo. Questo perché il Sierra Club è una sorta di club composto da un organo direttivo e tutta una serie di soci che organizzano dei viaggi di gruppo all'interno della natura. Qual è il miglior luogo per Ansel Adams per maturare fotograficamente che questo? Nessuno, secondo me. Infatti si iscrive al gruppo, appunto, a questo Sierra Club, si iscrive a questo club, incomincia a partecipare ai viaggi prima come socio normale, poi come fotografo, e arriviamo al 1927, quando, in occasione del Light Trip, cioè il giro più lungo dell'anno organizzato dal club, vanno in Sierra Nevada. Fa una raccolta fotografica che colpisce nel segno, e tant'è che decide, insieme all'aiuto di un suo amico che funge da finanziatore, riesce a esporre le sue foto all'interno della sede principale del Sierra Club a San Francisco. Nel 1934 poi diventerà membro del consiglio direttivo e rimarrà all'interno del Sierra Club per tutta la sua vita. Torniamo però 2 anni prima rispetto al 1934. Qui succede una cosa incredibile. Ansel Adams fonda il gruppo F64. Il gruppo F64 è un gruppo che è il luogo in cui nasce e diventa ufficiale la street photography. La street photography è una fotografia che si discosta dallo stile fotografico precedente e tende invece a puntare a una fotografia diritta. Infatti street photography vuol dire fotografia diritta, una fotografia diretta basata sulla ottenere la massima nitidezza dell'immagine e il massimo realismo dell'immagine nello scatto senza usare post-produzione, e la post-produzione deve servire solo ed esclusivamente a ottenere più realismo dello scatto stesso. Partecipano a questo gruppo alcuni grandi nomi, come per esempio Edward Weston e Willard Von Dyck, che parteciperanno appunto a questo gruppo, che sono due massimi esponenti anche loro della street photography. Inoltre è importante raccontare di questo gruppo perché è l'antenato della fotografia di reportage e il fotogiornalismo, di cui poi faranno parte Dorothea Lange e Walker Evans, che saranno sostanzialmente due esponenti di fotogiornalismo che però nascono dalla cultura della street photography. Quindi è un movimento importantissimo. Ma perché si chiama gruppo F64? F64 sta per la minima apertura del diaframma nella quale, secondo, diciamo, un valore teoretico, ovviamente non è un valore reale, nella quale secondo i autori e i fotografi di questa appartenenti a questa filosofia fotografica si riuscirebbe a ottenere la massima nitidezza dell'immagine e il massimo realismo dell'immagine stessa. Una cosa poi molto importante è che nel 1940 inventa il sistema zonale. Cioè, Adams inventa il sistema zonale, consente ai fotografi di ottenere al momento dello sviluppo delle immagini una gamma dinamica molto più estesa, una scala di grigi molto più ampia, e questo si traduce in una scala di grigi più ampia, quindi maggiori dettagli nelle alte luci e maggiori dettagli nelle ombre.
e questo chiaramente sarà una rivoluzione dal punto di vista fotografico. Sempre nel 1940, oltre al sistema zonale, un intero parco nazionale che si chiama Sequoia Kings Canyon, ecco non mi veniva il nome, viene riconosciuto come parco nazionale grazie alle sue foto. Nel 1952 fonda la rivista Aperture e infine svolge per la prima volta dopo tanti anni un lavoro al di fuori del paesaggio. Infatti penso che Ansel Adams debba essere anche ricordato come un progenitore della fotografia fotogiornalistica per certi versi, perché quando ci fu l'attacco a Pearl Harbor negli Stati Uniti si creò un grandissimo risentimento nei confronti delle persone giapponesi e degli americani con discendenze giapponesi, tant'è che vennero tutti relegati all'interno di centri di detenzione. Questo fece infuriare Ansel Adams, il quale andò in California in uno di questi centri di detenzione e fece un album fotografico chiamato Born Free and Equal, nati liberi ed uguali. Questa raccolta fotografica racconta le condizioni in cui vengono trattenute queste persone, venne esposta al MoMA questa raccolta e creò chiaramente un putiferio, perché chiaramente c'era un grandissimo risentimento nei confronti giapponesi e quindi anche Ansel Adams venne un pochino rivestito di critiche, anche se poi in un secondo momento questo lavoro venne riconosciuto e venne fortemente apprezzato. E poi ci sono altri tre fatti che voglio raccontarvi che avvengono post mortem. Nel 1984 infatti Ansel Adams muore. Ci sono anche alcune altre cose che vorrei raccontarvi di Ansel Adams. Il primo è che Ansel Adams prima di morire, sostanzialmente nel 1980, gli verrà riconosciuta la medaglia alla libertà da parte di quello che era allora il presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, che è la più grande onorificenza civile degli Stati Uniti. Seconda cosa, gli venne intitolato il nome di una montagna, proprio perché al fine di ottenere le sue foto paesaggistiche, molto spesso Ansel Adams è stato una prima vetta all'interno di queste montagne e quindi venne intitolato una montagna che si chiama appunto Monte Adams. Poi terza e ultima cosa che va a identificare molto del carattere di questo autore è che Nixon, un presidente degli Stati Uniti che sulle tematiche ambientali aveva poco in comune con Adams, gli chiese di poterlo raffigurare all'interno di un ritratto. Adams si rifiutò e si rifiutò di andare alla Casa Bianca a fotografare il presidente degli Stati Uniti. Quindi sicuramente questo dà l'idea della forza di questo autore e di quanto credeva nella fotografia che faceva. Parliamo ora però del post-mortem. Muore nel 1984 e qui avviene un fatto curioso. Quando morì, alcuni curatori fotografici andarono nella sua casa a vedere se c'erano delle opere incompiute, dei lavori, eccetera, eccetera. E trovarono un vero e proprio tempio di fotografie mai state pubblicate. Trovarono infatti più di 40.000 tra foto e archivi fotografici che Ansel Adams non diede mai la luce. E il motivo adesso lo spieghiamo nello stile fotografico. Parliamo quindi dello stile fotografico di quest'autore. Ansel Adams ha uno stile fotografico unico, è costituito da due elementi principali. Da una parte abbiamo il bianco e nero, dall'altra parte abbiamo la street photography. Allora, dal punto di vista del bianco e nero, Adams sceglie questa tipologia di fotografia per una duplice ragione. La prima è legata al fatto che il bianco e nero consente di ottenere un'immagine che va all'essenza, vuole raccontare i luoghi al di là della stagione in cui si trovano. E quindi vuol raccontare la magnificenza di un luogo a prescindere da tutto, dai colori, dalla stagione, dal tempo. E quindi vuole far capire che questo luogo, in qualunque punto noi lo mettiamo, in qualunque momento della storia noi lo mettiamo, è un luogo che è magnifico. E di conseguenza vuol raccontare e sensibilizzare l'osservatore alla bellezza e al rispetto della natura. In secondo luogo dicevo la street photography, il secondo punto è street photography, cioè fotografia diritta, reale, nitida. Nessun artefatto in post-produzione, nessun ritocco, nessun genere di seconda chance per la foto. Infatti Ansel Adams è uno dei primi a pensare al cosiddetto concetto della previsualizzazione in ambito fotografico. Infatti Adams vede il fotografo non come un fotografo che scatta una foto, ma come un fotografo che crea una foto secondo un'idea definita che ha in testa. Questo vuol dire che Adams, ed è il motivo per cui poi sono state ritrovate 40.000 foto non mai pubblicate, Adams pretendeva che le sue foto, come uscivano dalla macchina, dovevano essere una volta stampate. L'unica cosa che si concedeva in post-produzione era appunto il discorso del sistema zonale per migliorare semplicemente il mezzo fisico della pellicola e quindi migliorare l'efficienza della resa, del realismo della foto. E poi il secondo concetto per lui era la massima nitidezza raggiungibile, altro punto per lui fondamentale. Quindi la post-produzione per Adams non era altro che un magnificare il realismo della foto. Nient'altro e niente di più.
Questo è veramente molto importante, perché dà bene l'idea di quanto questo fotografo avesse una percezione della fotografia come quasi una cosa, non voglio dire sacra, però molto vicina a qualcosa di sacro. Un qualcosa che richiedeva tempo, dedizione, ripetizione e anche tantissimo fallimento. Ed è il motivo, ripeto ancora una volta, che abbiamo trovato 40.000 foto mai pubblicate all'interno della sua dimora una volta che purtroppo è morto. Una cosa poi molto importante che voglio raccontarvi sono tre concetti che ci condivide Adams con noi in uno dei suoi libri. Infatti Adams ha scritto tantissimi manuali fotografici, i più importanti sono la camera oscura e la stampa. Scusate, non mi era venuto in mente subito il nome. In questi libri ci condivide tre elementi, in questi libri e molti altri ci condivide tre osservazioni che fa. Cioè, la prima è quella che vi ho detto prima, cioè che il fotografo non deve scattare una foto ma deve creare una foto. La seconda è che ciò che è fondamentale in una foto è la posizione del fotografo e la posizione della macchina fotografica. Uno piccolo scostamento può portare a un disastro nella foto. Questo chiaramente è un concetto che tutti noi sappiamo, ma spesso ci dimentichiamo o non consideriamo abbastanza. E il terzo punto che ci dice Adams fondamentale al fine di riuscire a fare una foto bella, efficiente e veramente una foto con la F maiuscola è l'emozione. Una foto deve emozionare e questa emozione non dice Adams che deve essere per forza la bellezza della natura, deve essere rabbia, gioia, tristezza, dolore, e cioè deve creare uno stato d'animo o un'emozione, una delle due, e non importa quale sia. Tant'è vero che noi, molto probabilmente, ho deciso di voler portare qua sul canale un fotografo inglese, non vi dico il nome, indovinatelo nei commenti, che è famoso per essere uno dei fotografi più politicamente scorretti della storia, che secondo me anche questo è un modo di far emozionare lo spettatore. Detto questo, passiamo subito all'analisi tecnica. Partiamo subito con l'analisi tecnica. Allora, Ansel Adams è un fotografo, come detto, paesaggista, e analizzeremo quindi tre foto paesaggistiche. È vero, ha fatto quel discorso del fotogiornalismo a fine della sua carriera inerente al Born Free and Equal, però cerchiamo di rimanere in tema con quello per cui viene ricordato maggiormente. Allora, per prima cosa vediamo questa foto. Questa foto sostanzialmente è una foto paesaggistica che ritrae un Grand Canyon. La cosa interessante di questa foto sono le linee di fuga. Infatti noi possiamo notare che Adams sfrutta le linee del Grand Canyon al fine di guidare il nostro occhio in questo punto. Infatti tutte le linee mirano a questo punto. E questo è veramente molto importante perché permette a una foto che potrebbe essere detta banale di essere in realtà molto efficace, molto d'impatto, perché se noi provassimo a fare la stessa foto da un angolo diverso, e da qui riprendo il tema della posizione di Ansel Adams, esempio più inclinati in questo senso, ad esempio più quindi verso l'alto, verso il basso, invece lui proprio mette la macchina in maniera del tutto parallela alle linee che vediamo qua sotto, queste linee qua. E questo consente appunto di ottenere questo effetto che è di grande impatto visivo. Oltretutto, grazie al sistema zonale, questa foto riesce ad avere dei molti dettagli anche nelle zone, diciamo, più chiare, ma anche dei molti dettagli nelle zone più scure. E vi ricordo che qui non stiamo parlando di un HDR, non stiamo parlando di una foto fatta con una macchina moderna, una macchina a pellicola, e di conseguenza qui si denota la grande capacità tecnica e la grande capacità di previsualizzazione dell'autore, anche perché con le macchine con cui scattava lui non c'era né lo schermo né la possibilità di vedere subito le foto. Passiamo quindi alla seconda foto, che secondo me è molto interessante. Eccoci. Oh, questa è una foto che a me è piaciuta tantissimo e che mi piacerebbe anche provare a copiare, lo dico con molta sincerità. Questa foto a me piace per due motivi. Il primo è la semplicità della composizione. Non è confusionaria, e allo stesso tempo però è anche l'impatto che dà. L'effetto mi piace tantissimo, è l'effetto chiaro-scuro, che è un pattern quasi binario che consente di avere una lettura della foto molto facile ed efficace. Secondo me è interessantissima questa foto. Anche perché vi ricordo che questo genere fotografico del paesaggio in bianco e nero non esisteva, o comunque non era stato molto esplorato prima di Adams, e grazie a lui incominciano a girare foto di questo tipo. Inoltre, la cosa che a me colpisce molto è pensare a quanta ricerca e previsualizzazione ha fatto l'autore al fine di ottenere questa foto. Inoltre vorrei farvi notare, tirando in mezzo la amata barra odiata regola dei terzi, che se noi guardiamo la foto così,
È incredibile, ce la posso fare a fare l'ultima riga, grazie. Si può notare come i due alberi centrali della foto cadano praticamente precisamente, adesso qui ho disegnato male, nell'intersezione. Oltretutto è interessante notare come questi primi tre alberi siano in primo piano, mentre questi qui qua dietro sono tutti in secondo piano. Oltretutto vorrei farvi anche notare un'altra cosa che secondo me è molto non si nota a primo impatto, cioè che questi tre alberi dietro spingono in questo senso qua e portano l'attenzione su questo primo albero, e la stessa cosa fanno questi alberi qua. Alla fine in realtà l'albero dominante è questo qui centrale, che è appena più avanti degli altri e ha sfruttato questi alberi per dargli la spinta, e credo che questa cosa non si noti a primo impatto. Ho dovuto analizzare un po' la foto al fine di accorgermene. Altra foto che vogliamo andare a analizzare è questa qui. Allora, qua invece entriamo qua nel merito proprio del paesaggio puro, e questa foto a mio giudizio è molto interessante per le linee. Allora, praticamente intanto abbiamo le montagne che spingono in questo senso, spingono tutte in questo senso qua, e quindi ci fanno concentrare subito sulla nebbia, che è praticamente il soggetto principale di questa foto. Altra cosa molto importante di questa foto è appunto il sistema di nuovo zonale, che voglio riprendere ancora una volta, perché se guardate le zone d'ombra e poi guardate le zone più chiare come per esempio il cielo, addirittura anche la cascata, notiamo che sono delle scale di grigi, non c'è un nero assoluto, un bianco assoluto, se non in alcuni punti, soprattutto per esempio qui e qua, in basso a sinistra. Quindi anche qui si nota la destrezza tecnica e la capacità molto evoluta di Ansel Adams di sviluppare le foto. Questa foto poi è molto interessante anche per un'altra linea che la compone, che è dovuta praticamente al gioco di luci e ombre degli alberi in basso della nebbia, che è questa linea qua, che spinge in questo senso qua, e permette quindi una lettura della foto sia in quest'asse sia in quest'asse qua, quindi sia in verticale sia in orizzontale. Andiamo ora alla prossima foto che voglio andare a analizzare, che è la seguente. Allora, questa foto, scusate la bassa qualità ma non l'ho trovata in un formato migliore, è stata venduta per quasi $1 milione. Questa è la prima curiosità che vi voglio dire. La seconda è che questa credo che sia una delle foto più riuscite di Ansel Adams, e non per niente è stata venduta $1 milione, per una serie di ragioni. Primo, questa foto è, se non ricordo male, precedente al sistema focale, quindi di conseguenza è dal sistema, scusate, non focale, zonale, scusate, del sistema zonale. Quindi qui si nota infatti che ci sono delle zone molto scure e delle zone invece più chiare. Ora, è chiaro che qui Ansel Adams come soggetto principale ha voluto prendere la montagna, ma in questo caso ha voluto fare una raffigurazione un pochino più tetra di questa montagna in un certo senso quasi tetra, quasi buia, quasi che vuole dare un'idea di forza, di natura, cioè nel senso che tu sei un piccolo uomo che vuoi scalare questa montagna. E proprio qua in questa foto è possibile denotare questo elemento. Primo, il fiume che spinge chiaramente in questo modo, cioè che ha questa linea curva che permette la lettura dell'immagine dal basso a destra fino al centro. Poi da qui c'è un'altra curva che è legata a queste curve qui, che sono curve di tipo, diciamo, chiamiamole ascendenti, che permettono quindi la lettura verso l'alto della fotografia. Una cosa che poi voglio anche farvi notare, che secondo me è molto importante, è il fatto che i colori. Da questa parte notiamo infatti una lettura dei colori che vanno da più chiari a più scuri, leggendo l'immagine da sinistra verso destra, seguendo la linea del fiume. E questo, voi direte, è casuale? No, perché questa foto, se non ricordo male, è costata ad Ansel Adams moltissime sessioni di fotografia, perché ottenere il cielo giusto per riuscire ad avere la scala di grigi corretta gli è costato veramente tantissimo tempo. Da qui possiamo denotare quindi la grandissima attenzione al dettaglio, la grandissima dedizione, l'amore verso questo genere fotografico, verso la fotografia di questo immenso autore. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che mi lasciate un like e un commento giusto per dirmi come vi è sembrato questo video, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!